Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Venerdì 6 dicembre, nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Continuiamo la nostra carrellata per andare a scoprire i vincitori dei Milano Storytelling Awards di quest'anno. Quest'oggi, nonostante, insomma, sapete, io non sono proprio l'emblema della sportività, dell'essere sportivo, ma abbiamo qui due ospiti che, insomma, di sport ne sanno e come. Sto parlando di Sergio Maria Passetti e Simone Lunghi della Canottieri San Cristoforo. Buongiorno, ciao, benvenuti, buongiorno, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Grazie mille di essere qui, i vincitori della miglior associazione sportiva. È stata un'emozione incredibile. Sì, certo. Sì, sì, la nostra prossima mission sei tu. Devi venire a fare attività con noi, vedrai. Ci farà fondare un riusciremo di sicuramente. Banche. Riusciremo sicuramente. Ma di verità, diciamo una boa nuova da mettere. Ma faccio no, quello, perché faccio... no. Potresti fare un bel vogatore di uova, essere di punta, essere lì pronto a lanciare la barca, figurati. Va bene. Chissà se in questo 2020 che arriva riusciremo in questa impresa. Allora, va bene. Miglior associazione sportiva, insomma, è stato molto, un'emozione, molto è stato molto bello, è stato molto ben visto. Abbiamo ricevuto un sacco di complimenti, quindi grazie. È stata forse un obiettivo raggiunto dopo soli 10 anni, quindi questo vuol dire che probabilmente abbiamo lavorato bene e abbiamo dato. Ecco, per appunto, ricordiamo un po' allora la storia della Canottieri San Cristoforo, insomma, di Canottieri a Milano la storia ne è piena, diciamo, no? Insomma, abbiamo... La storia ne è piena, ma alla fine le Canottieri sono fondamentalmente tre. Noi siamo la più giovane in assoluto, siamo nati nel 2009 e nel 2009 siamo nati proprio come canottaggio puro, semplice, ma poi abbiamo cominciato ad aggiungere tutta una serie di opportunità, di possibilità che sono la canoa, poi abbiamo aggiunto un dragone, adesso è diventata una vera flotta di dragoni. Abbiamo sono ammiraglio adesso. Ricordiamo bene cos'è il dragone, Il dragone è una canoa lunga che porta fino a 20 persone e per noi è un momento di socialità, è un momento di attività, di corsi, è un momento nel quale facciamo i team building, è un momento nel quale portiamo le scuole. Beh, mi piace già che appunto per essere un'associazione sportiva appunto avete vinto anche come associazione, però la prima cosa è messo la socialità, non è messo è il modo di vincere, chissà quali coppe, sì, sì, no? La socialità perché intorno a noi siamo forse l'unica società che fa compie tutti i gesti remieri, perché voghiamo con la canottaggio, pagaiamo con le canoe, pagaiamo con i dragoni, siamo con i SUP e ultima ma non ultima è la voga alla veneta. Abbiamo portato a Milano una gondola e da lì poi si sono aggiunte altre barche venete, ovviamente, e insegniamo anche, oltre a portare della gente, ma insegniamo la voga alla veneta, che è un modo di spostarsi sull'acqua sempre con i remi, ma completamente diverso da quello che è nella normalità lo spingere una barca classicamente. Sì, tra l'altro la voga alla veneta, la cosa bella è stato che la prima barca che abbiamo messo di tipo di voga alla veneta e abbiamo scelto la barca per antonomasia, cioè la gondola, è una barca che abbiamo trovato e fatto restaurare grazie a degli amici della Remiera DLF di Firenze di Venezia. E dopo i problemi nell'acqua alta che hanno avuto, dove hanno avuto parecchi problemi in sede, lo scorso weekend abbiamo fatto questa gondola Charity Days, dove abbiamo raccolto un po' di soldi grazie a dei giri a offerta che si potevano fare in darsene sui navigli sulla gondola, e siamo andati anche avanti. Abbiamo fatto anche un'iniziativa per il Black Friday, in cui chi si iscriveva in canottieri la metà, anziché fare sconti, che non è una cosa che volevamo fare, invece abbiamo dato metà della cifra eventuale alla DLF. E quindi date aiutato direttamente. Molto, direttamente. Noi faremo un bonifico direttamente, diciamo, in mano. Perfetto. Oppure ci andremo in barca e porteremo. Allora vedete la bottiglia li mettete. Sì. Beh, tu non so se sai, ma noi la Milano-Venezia Remi l'abbiamo fatta diverse volte. Diverse volte con delle nostre barche. Partono da Milano, fanno il passaggio alla Conchetta, è una chiusa che c'è qui a Milano, poi tratto del Naviglio Pavese non è più navigabile, o almeno non lo è per adesso, ed è il tratto che congiunge Milano a Pavia. Okay. E quindi abbiamo portato le barche sempre nell'ottica di
un utilizzo non attraverso motori o cose, e le abbiamo portate trascinandole su dei carrelli con le biciclette. E là le hanno rimesse in Ticino, e dal Ticino, vabbè, la strada è dritta fino a Venezia, quasi dritta. È interessante vedere come, appunto, in soli 10 anni avete preso il vostro spazio e nessuno ve lo tocca, non so come dire, non solo fisico, ma proprio anche nel cuore dei milanesi, sì. Ma anche questo risultato lo denota. Qual è stato il successo? Qual è il segreto del vostro successo? La socialità con la quale facciamo tutte le nostre attività. Noi abbiamo, probabilmente all'interno della nostra canottieri, della nostra San Cristoforo, abbiamo proprio un modo di proporci che è vivo, è pieno di entusiasmo, è pieno di voglia di fare, è pieno di amicizia, e questo è forse il vantaggio e anche l'asso nella manica sulla quale noi riusciamo poi a ottenere successi. Asso nella manica che però, devo dirti, è proprio spontaneo. Siamo riusciti a creare questo modo di approcciare le persone che è incredibilmente piacevole, ma non solo per loro, anche per noi. È piacevole anche, ad esempio, quando si passa comunque lì davanti a voi, vedervi quasi sempre l'acqua, ad esempio, cioè che non c'è giorno più a neve, sì, notte o giorno, anche a volte anche la sera, vero? Cioè siete sempre in acqua, siete sempre a comunque far vedere anche ai milanesi, appunto, di poter vivere la milanese, milanese, no? non solo. Sabato sera è stato il giorno più freddo da 10 mesi a questa parte, quasi praticamente. Quasi, e siamo riusciti a portare fuori, e loro sbarbellavano dal freddo, però si sono divertiti un casino, 80 professori tedeschi. Wow. Quindi, Germania vengono a imparare. Dalla Germania sono venuti a fare Dragon Boat per la prima volta e a scoprire la storia di Milano e la storia vista attraverso l'acqua dei Navigli, e anche a vedere che gli italiani soffrono meno il freddo di loro, perché loro erano davvero in crisi e invece io ero ancora lì. Bene, ricordiamo che gambette. Ma tutto l'anno con i canzoncini corti. Cosa dobbiamo fare? Non già adesso ha messo la maglietta. Venendo qua in moto c'era uno di fianco, siamo fermati al semaforo e io dietro di lui, e questo mi guarda con guardate così, fa: ma i pantaloni corti? Sì, tranquillo, tutto sotto controllo. Comunque, tornando a quello che hai accennato tu, sì, prima, è vero, sai che noi siamo sempre sul naviglio, perché per noi il naviglio è la nostra palestra, è il nostro modo di operare. È la nostra casa. È la nostra casa, ma anche perché l'alternativa è l'utilizzo di remo ergometri, che sono strumenti che simulano la voga. Quelli che noi chiamiamo i vogatori. Vogatori, no? Cioè, molto più sofisticati. Okay. Noi all'interno ne abbiamo un numero importante, abbiamo 25 remo ergometri in società, però, quindi soddisferemo ampiamente. Oggi questo remergometro viene più usato per gli allenamenti, ma l'attività vera viene svolta fuori. Devo dirti che, seguendo l'indicazione di uno storico allenatore di canottaggio, che diceva: il remergometro, ragazzi, non galleggia. Quindi alla fine Franco Zucchi è questo allenatore storico, e lui diceva: allenatevi quanto volete per potenza, ma alla fine dovete andare in barca, perché il remergometro può fare tutto ma non galleggia. E aveva ragione, perché poi alla fine chi raggiunge degli obiettivi importanti sono gli atleti che escono sempre in barca. Ecco, la cosa che mi piace, appunto, anche prima dicevo, parlando con voi, è proprio che non stiamo qui a fare la lista delle medaglie, delle coppe vinte, ma delle bellezze che però fate, delle cose belle che fate invece sul naviglio. Quali sono le cose che ti hanno reso più orgoglioso, diciamo, in questi 10 anni di aver combinato, diciamo, sul naviglio? Bah, guarda, forse oggi una delle ultime cose è stata quella, usiamo ancora questo, il dragone, perché alla, sì, fine è stata un'iniziativa che ha portato a tante opportunità. Però una delle ultime cose che ha dato soddisfazione è stata quella di iniziare una collaborazione con una onlus l'anno scorso, che si chiama C6 Siloku, e ospita tutte le donne che sono state operate al seno di tumore metastatico. E devo dire che col supporto di uno psicologo, col supporto di un medico oncologo e con l'utilizzo dei dragoni abbiamo ottenuto dei risultati eccellenti. Cioè, queste donne
hanno migliorato lo stato d'animo, hanno migliorato l'approccio, vivono insieme questa esperienza con entusiasmo e anche fisicamente hanno riattivato proprio quella che è un po' quello che viene a mancare, perché l'operazione poi è un'operazione importante. Quindi sicuramente questa è, la ricordo con piacere perché è stata l'ultima, ma la storia ne è piena. Non voglio annoiarti, ma ne abbiamo avute veramente tante di iniziative. Quando poi, apriamo una piccola parentesi, appunto, magari quei momenti un po' di stanca, che non ho capito quando sono, perché davvero fate così. Quando tolgono cose, l'acqua dal naviglio. Quando tolgono dal naviglio, che infatti so che l'altro ieri possiamo confermare, ho mandato un messaggio a Simone chiedendo di prendere a fare delle cose, perché devo sapere quando tolgono l'acqua dal naviglio. Prossimo anno, cioè, non so, sì, marzo, febbraio-marzo. Noi ci sarà il cimento quest'anno, lo riorganizziamo il 25 e il 26 di gennaio, nei giorni della merla. E quindi quella sarà la prossima. Sì, no, per il pubblico a casa, i giorni il sabato, domenica possibile di gennaio, più vicini ai giorni alla merla. Sì, perché non sono I giorni alla merla dicono essere quelli e più e lì senza freddo. Acqua non si può fare, quindi l'acqua sicuramente. L'acqua c'è, dopo la tolgono. Ok, perfetto. Quindi, dall'anno scorso abbiamo inserito una novità che è il tuffo del naviglio, non solo a mezzogiorno ma anche a mezzanotte. Però, quindi se qualcuno vuole cimentarsi ed essere un vero ardito, hai già provato tu? Sì, sì, l'anno scorso ho fatto mezzogiorno e mezzanotte, tutti e due. Sì. Perché lui nel naviglio, insomma, oltre a navigarlo, ci sguazza, no? È sempre nell'acqua. Anche perché con un altro gruppetto di amici, diciamo, una costola, possiamo chiamarla così? Uno spin-off. Uno spin-off, sì. Vi siete fatti caso un altro premio, se avete visto il mio storytelling awards, due volte siamo stati sul palco perché ha ritirato anche il premio di novità dell'anno. Con gli angeli navigli, che sono praticamente l'emanazione onlus della canottiera San Cristoforo, che è stata inizialmente una cosa che non avevamo neanche pubblicizzato, nel senso che un anno e mezzo fa circa, no? Più o meno. Sì, grosso modo sì. Due forse. Allora, praticamente in realtà da prima, da quando sono arrivato lì a far canoa, io quando andavo fuori tiravo fuori le cose che passavano galleggiando di lì, e piano piano i vari ragazzini, allievi che c'erano, gli altri istruttori, hanno iniziato a seguire questo esempio qua. Poi ogni tanto abbiamo fatto delle azioni quando avevano abbassato l'acqua, avevano fatto dei cleaning day speciali con insomma poca acqua nel naviglio, per cui si poteva raschiare il fondo, diciamo, e tirare fuori le cose che erano sul fondo, magari non così ingombranti come le biciclette. Poi c'è stato il problema questa bellissima cosa del bike sharing, che è una roba che ha migliorato la vita di tantissime persone. Poi alcune persone hanno deciso di impegnarsi nel cercare di rompere le scatole e non è che ce la facciano più di tanto. La cosa bella del naviglio è che l'acqua, in realtà, contrariamente a quanto sia, voglio dire, l'immaginario collettivo, l'acqua è molto pulita. Proprio in occasione del cimento facciamo sempre le analisi chimiche e abbiamo i batteri logici, abbiamo dei risultati abbastanza sorprendenti, ma soprattutto è estremamente trasparente. Quindi vedere queste biciclette sul fondo o gomme, cerchioni, il migliore dei casi, a volte verrebbe da dire, per assurdo, che anche macchine da scrivere si trova veramente, sì, su forni, lavatrici, che poi li lasciano anche, insomma, nell'acqua, invece cose che purtroppo anche poi quelli forse sono molti ho dovuto a un momento di rabbia oppure a un momento di sfortuna, cellulari anche comunque hanno parecchie, cioè c'è un problema di batterie, per cui cerchiamo di tirarle fuori. In realtà, allora, se parliamo dell'inquinamento in navigli, l'acqua in naviglio, come dicevo, è un'acqua abbastanza di qualità, non dico di pregio, ma di qualità di sicuro. Cioè, ci sono tre tipi, dovete bere l'acqua del naviglio, nel senso, no, però magari ecco, però evitate, però ci sono tre tipi di inquinamento, non mi succede niente di male, diciamo, no, forse, no, però ci sono tre tipi di inquinamento: l'inquinamento galleggiante, che è quello che passa e va via, che sono appunto sacchetti di plastica, che poi è quello che provoca problemi in altre zone, ma dove invece bloccano, dove invece appunto le chiuse vengono questo qui troppo chiuse dagli ingombranti, appunto. Poi c'è
l'inquinamento invece immerso, che può essere di grande calibro, che sono appunto tipo le biciclette o insomma grandi oggetti che in realtà non è così problematico, in acqua sono più leggeri, quindi una volta arpionati, ed è facile arpionare essendo così grossi, si tirano fuori, la cosa è risolta. Poi sono invece gli oggetti di piccolo calibro che sono presenti sul fondo, che sono di difficile gestione, penso alle bottiglie di vetro una volta affondate, le bottiglie rotte di vetro o a qualunque, i cellulari, è pieno di megafoni, sembra strano, ma ci sono tantissimi piccoli megafoni che qualcuno evidentemente ha rotto le scatole agli amici. No, io non penso che si sia rotto, penso che uno a un certo punto lo lanci via, dicendo, oh, hai rotto, e lo lancia dentro il naviglio, e non dovresti farlo. E, ecco, questo è l'attività che facciamo tutti i giorni, diciamo, a volte con delle... Ci sono missioni punitive e missioni pulitive, noi facciamo le missioni pulitive, e per cui con dei volontari andiamo, e oramai abbiamo tirato fuori, o grazie all'azione dei volontari o grazie all'azione proprio degli angeli navili, che sono, beh, io e un altro gruppetto di amici che siamo sempre presenti, diciamo, oppure anche grazie a fantastiche iniziative che hanno preso alcune aziende che hanno coinvolto i loro dipendenti, facendo anche una donazione agli angeli navigli, alla canottiera San Cristoforo, per fare queste pulizie, e oramai abbiamo tirato fuori, siamo intorno alle 450 biciclette. Wow. Che so che alcune anche rimesse a posto, è vero? Le biciclette, allora, hanno una bella storia, nel senso che alcune biciclette sono... alcune perfettamente funzionanti, cioè proprio che funziona anche il GPS, non ci chiediamo come, ma chiaramente ritirate fuori il... Lo fate bene però, le biciclette. Sì, sì. Fatti in un tempo rapido. Altre bici invece che vengono compromesse possono venire utilizzate o riparate in qualche modo da parte di Mobike. Diciamo che in tutto questo c'erano due aziende, sì, a Milano, c'era Off e c'era Mobike. Per quanto mi riguarda, Off si è dimostrata da subito cattiva e Mobike da subito buona, e questo, c'è la collaborazione dalla parte, collaborazione, e Off ha fatto un disastro, alla fine è scappata, ha fatto dei disastri, ha lasciato anche dei conti da pagare in delle cooperative sociali che avevano coinvolto nella riparazione delle bici, insomma hanno fatto un po' di, almeno a me risulta così, e sicuramente non sono mai passati a recuperare le bici che gli tiravamo fuori. E mentre invece Mobike recupera queste biciclette, e quelle che non riesce a recuperare dà ad un'azienda di erba, mi sembra, è uscito un articolo quest'estate sul Corriere della Sera, dove praticamente queste bici vengono completamente riciclate al 100%, cioè le guai dalla guaina. Del fino del freno, è smontata tutta, e ogni materiale riciclato secondo la filiera, tutto rifuso. Sembra una cosa davvero assurda, strana e tutto, ma veramente poi quando li conoscete, quando andate in canottieri, capite che non fate niente che salvaguardare la vostra casa, anche, nel senso che è la vostra casa, e non solo vostra. Questo è stato il messaggio. È la casa dei milanesi, no? Il messaggio forte. È bello andare con loro, anche perché si vede veramente Milano da una visuale diversa dal solito. Passare dentro Milano senza dover fare la coda in macchina, senza sentire il pavé sotto le ruote della bicicletta, ma essere comunque praticamente in Dasso, sei in centro a Milano, arrivare è tutto un'altra Una cosa bella hai detto, circolare in città, viene da dire, a cui io stesso che vivo sul Naviglio, ho fatto ricerche storiche sul Naviglio, non avevo mai pensato ad una cosa, dall'importanza del Naviglio, che è stato Amazon praticamente per Milano per 6 secoli, tutta la ricchezza di Milano è passata dal Naviglio per entrare o per uscire, facendo arricchire ulteriormente. E questo è un messaggio importante che Simone in particolare poi dà a tutte le scuole. Noi tutte le scuole che vengono hanno comunque un momento di 40 minuti circa, un bel momentone dove viene spiegata proprio il rapporto del Naviglio con Milano, la sua importanza, da quando è stato costruito ad oggi, in vari modi, in vari modi di essere, però. E dicevi, Simone? Dicevo che praticamente mi ha sorpreso, ma leggendo un libro che in realtà non era così interessante per me, ma a un certo punto si parlava di
credo Carlo Borromeo, non vorrei dire una sciocchezza, non sono ferratissimo su Vescovi e Santi e cose del genere, però insomma era stato male ed era in fin di vita oramai ad Arona, ed è stato, voleva morire a Milano, quindi è stato riportato a Milano ed è stato riportato via acqua tramite il naviglio. E al di là dell'accenno storico, veniva detto che la comodità per le persone di viaggiare su un naviglio in quell'epoca, dove non c'erano asfalto, le ruote erano di legno, altro che 8 a 9 o Compagnia Bella, venivi giù direttamente, cioè, certo, scivolare sull'acqua per loro era come per noi andare in aereo, cioè, voglio dire, rispetto a quello che c'era, era una cosa pazzesca, c'era un lusso incredibile al di là di tutta la ricchezza che è passata. Un vescovo viene portato, sì. No, veniva, che cosa Carlo Borromeo, no adesso a parte gli scherzi, io la metto sempre, che se no, cioè, sono bello, non posso anche essere così intelligente, quindi faccio sempre video, ma non lo so. Bene, potrebbe essere uno che diceva di ricordiamo un po' invece, appunto, tutte le attività che fate alla Canottieri e come fare ad avvicinarsi alla Canottieri San Cristoforo. Beh, allora, noi, come ti accennavo prima, facciamo attività canottaggio, canoa, SUP, stand up paddle, quindi quella tavola. E Voga Veneta. Voga la Veneta, e poi l'attività dei dragoni, che è rivolta invece ai gruppi, alle persone e anche alle aziende. Scusami, ti interrompo, perché lo diciamo sempre troppo poco, perché vengono le scuole a fare le uscite didattiche, vengono aziende, ma adesso l'hanno scoperto anche molte famiglie che passano magari la domenica mattina in maniera un po' alternativa, vedendo Milano in maniera diversa, facendo molta socializzazione e scoprendo magari anche un po' di storia di Milano, oppure anche per le feste di compleanno e cose del genere. Ci sono questi tre modi di anche feste di laurea, sì. Cioè, si prestano a un sacco di iniziative e attività, quindi sono delle imbarcazioni che sono proprio duttili sotto aspetto, sì. Anche perché sono facili, sono sicuri, non presentano rischi, e questo è importante. Beh, in genere, sai, per esempio nei team building fanno le partite di calcetto, la corsa, il tennis, si fanno menischi, pezzi di gente che sta a casa un anno in malattia. Ecco, questo da noi non succede perché è un'attività che è priva di rischio. E per questo noi facciamo per ogni attività i corsi, quindi dietro di noi ci sono degli istruttori che svolgono un'attività eccellente. Ma adesso che andiamo verso l'inverno, continuiamo, assolutamente continuiamo, non c'è mai un momento di pausa. Noi, e in più poi c'è tutta la parte agonistica, quindi nei vari settori abbiamo poi l'eccellenza, che è la parte agonistica, quindi uno può iniziare, imparare, diventare un atleta, diventare un agonista. Ce l'è proprio per tutti, ce l'è per tutti i gusti. Per quello come me che te l'ho detto prima, comodo, un atleta. A quello che c'è anche il ristorante, bastava dirlo allora. Ecco, ricordiamo le coordinate, sito internet, pagina Facebook, dove vi troviamo fisicamente. Fisicamente siamo sul Naviglio, proprio dietro la chiesa di San Cristoforo, quindi sull'alzaia Naviglio Grande 122. Poi, e non si vede da fuori. Non si vede da fuori. Quando entrate dentro, dici: ah, ma qua è un gioiellino nascosto, come tutti. C'è il ponte, sotto il ponte della ferrovia, praticamente. Sotto, no? Il ponte della ferrovia, l'unico ponte di ferro. Infatti, poi c'è da dire che noi abbiamo anche altre sedi, no? Non siamo solo lì, abbiamo una sede anche all'Idroscalo, CUS Milano, okay. Quindi siamo legati intimamente all'attività che svolge il CUS Milano con le università della città, e abbiamo anche la possibilità di uscire sull'acqua all'Idroscalo di Milano. Abbiamo un'altra sede sulla Martesana, altro naviglio, quindi anche lì si sta lavorando per dare l'opportunità. Già abbiamo cominciato a uscire con le canoe, ma dal prossimo anno indubbiamente ci sarà l'opportunità di navigare anche sulla Martesana. Sarà bello anche questo, parlare di un terzo naviglio, di un terzo naviglio adesso sarebbe stato considerato minore, ma in realtà, anzi, è importante anche a livello storico, anche a livello di comunicazione. Dal lago si scendeva, e quindi dall'Adda rientrava e veniva fino a Milano, era totalmente collegata. Anzi, attendiamo con ansia che venga riaperta la via dalla Svizzera, Lugano, Locarno, Milano, Venezia, che sarebbe eccellente. Bellissimo.
Ragazzi, io davvero vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi. Aspetta, noi siamo venuti qua perché vogliamo fare gli auguri. Ah, auguri di Natale. Ah, vabbè, sì, tuoi... bene. Guarda, adesso siamo a Sant'Ambrosio ormai, quindi si può cominciare a fare gli auguri. Quindi la canzone la canta Sergio. No, io non la canto perché... E finora non ho ancora iniziato perché insomma fino però a Sant'Ambrogio dal cuore. Io insomma, fino a Sant'Ambrogio non si fa né auguri, non si accende le luci, non però si noi fa. Non possiamo, però vabbè, ma no, dopo ci vediamo, quindi infatti no, quindi no, domani non ci siamo benissimo, no? Allora prego, allora tanti auguri Milano proprio col cuore. Tanti auguri Milano, sì, tanti auguri Milano davvero di cuore, e tanti auguri sportivi e tanti auguri... Vi aspettiamo sull'acqua. Tanti auguri anche di buona educazione, oltre che sportivi. Sarebbe il caso che tutti imparassimo un pochettino di storia di Milano e ci appassionassimo alla nostra città, e sì, scoprissimo il bello che è adesso e il bello che è potrà, stata. Ma che potrà essere. Sì, 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 la storia ha un futuro enorme. Bellissimo, questa da roba da tatuaggio, te la ricordi? Così. Io me la dimentico, sono già dimenticato, la puoi rivederla senza problemi, è sempre online, quindi va bene anche per... Il mare nasce qui, oramai che l'ho detta io 4 anni fa, l'ho sentita al telegiornale anche, volevo dire, ti dico quando l'ho pensato. Fantastico. Davvero ragazzi, grazie mille, salutateci tutta la canottiera di San Cristoforo. Grazie a voi per averci ospitato e ad averci dato questa opportunità. Ci aggiornate su tutto quello che fate, tanto so già che da qua al prossimo anno. Beh, no, c'è il concerto di Natale. Tra pochi giorni. Il 14. Sabato. Settimana prossima. Venite lungo le sponde del Naviglio, in Darsena, alle 19, diciamo. E potrete assistere a 18:30 19 e sicuramente potrete vedere qualcosa di particolarissimo, è un tenore che canta nel centro della Darsena e soprattutto ci sarà anche, rispetto all'anno scorso, la novità del coro dei leoni sul Naviglio Pavese. E quello sarà davvero bellissimo, perché sarà una bella sorpresa. Il 14. Non perdetevelo. Grazie mille davvero. Ciao. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao. Noi ci rivediamo lunedì con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.